Allora, e proprio quando Mirko sembrava morto, invece, eccolo qua. Eccolo. Perché sto nome, Guarda, innanzitutto? lo sapevo che E mi è chiedevi una cosa del ovvio, genere. è ovvio. Ma in realtà Perché sei morto? Cosa hai fatto? Allora, innanzitutto siamo già tutti morti, se si può, se così si può Ok. dire. Però no, il vero motivo in realtà è una banalità incredibile, ovvero che un bel giorno di tanti anni fa, quando non sono proprio di tanti, Ok, 2012. nel Nel lontano. lontano 2012 praticamente è successo che, non mi ricordo per quale astruso motivo, mi hanno chiuso momentaneamente il profilo di Facebook, allora era, al che dovevo aspettare quei giorni per potermelo far riattivare, no? Ovviamente in preda all'ansia ho pensato, ma cosa me ne frega, ne facciamo un altro. Allora quello l'ho cancellato definitivamente e ne ho fatto un altro. Quando c'è stato il momento di mettere il nome, all'epoca potevi ancora utilizzare un nome, un nickname, un nome finto. Ho pensato, Mirko c'era già, Il profilo di Mirko è signori, morto. quello di Mirko è morto, È quindi morto. Mirko is dead. Poi ho pensato, Mirko is dead, non è Ma sai che male, suona ma sai bene, che suona suona. bene? Allora, poi in più ho pensato, tanto cioè, siamo già tutti morti, quindi perché no? Perché non mettere Mirko is dead? Esatto, quindi sui Quindi social ti troviamo con questo nome qua. Ok, sui social mi trovate, sì, con questo nome qua. È vuoi. ancora, è rimasto, Sì, quello non è ok. ancora morto. Vuoi anche dire Per il tuo? ora, Vuoi anche dire il tuo nome io in e realtà mi chiamo Mirko Campioni, cognome? Ok. che è il mio nome da vivo, e Ok. quindi Hai il doppio profilo, morto e vivo, già morto sei e vivo. avanti. Quindi alla fine diciamo che ho mantenuto is dead tra parentesi e Campioni l'ho mantenuto come Ok. profilo originale e nome vero, tra l'altro, quindi Ok. Mirko Campioni con la C. Con la C. Con la C. Bologna, com'è Bologna? Bologna. Bologna è Bologna, Si lavora a è Bologna? grassa, Com'è è è grassa gra. Bologna, ma Bologna è grassissima. Bologna è grassa. Allora, a Bologna si lavora, io lavoro, spero di lavorare ancora per un bel po', Ok, devi lavorare e per un bel po'. dovrei lavorare ancora, spero di continuare a fare questo mestiere ancora per un bel po'. Siamo una città medio piccola, diciamo, con un sacco di gente che tatua, un sacco proprio. Ok, allora come in tutte le città. Come ormai dappertutto, Però però. tu non fai solo questo, tu sei tatuatore, scultore, pittore, cantautore, Allora, Kant, togliamolo, togliamo massaggiatore, massaggiatore. che sti cazzi? In realtà l'ultima cosa è proprio il tatuaggio. Ah, ok. Cioè, è la cosa che ho iniziato alla fine di tutto questo percorso. Ho iniziato con la pittura, quindi nasco come pittore, tra virgolette, e uscito dalla scuola ho cominciato a fare olio su tela e quant'altro, ho cercato un sacco di gallerie che chiaramente mi sbattevano le porte in faccia, e allora a quel punto è giunto il momento di andare a lavorare e ho Anche se dovuto. sulla tela sei abbastanza sano, cioè non sei psycho come i tatuaggi, cioè sei anche diversissimo lì, Sono no? diversissimo. Non fai le stesse cose. Allora, diciamo che Sembra che ti seguo non so quanto, visto sulla. adesso. No, scherzo. Ci No, può sto stare. scherzando. No, però è vero, Come ti su chiami? Dove tela, siamo ma qua? non lo so, siamo a Bologna, Siamo no. a Bologna. Sei molto classico in Allora, alcune tele. diciamo che quello che faccio su tela è un po' riprendere quello che era il mio percorso artistico legato a quelli che erano i miei miti, diciamo, del Rinascimento, dei grandi maestri e quant'altro. Quindi ho voluto per lo più soffermarmi sulla tecnica della pittura a olio classica, diciamo. A olio, vitaccia. Sono ad olio, sì, Ok. tutti. E quindi per lo più ho voluto mantenere e
sviluppare questa tecnica che ormai non esiste praticamente più, no, se non solo per i cultori del genere. Invece io la voglio mantenere, okay, perché mi piace riferimenti proprio... Riferimenti chi? Sparmi dei nomi. Riferimenti Caravaggio, Artemisia Gentileschi, David, Michelangelo, Leonardo, chiaramente, tutti diciamo Bogero. Contemporaneo nessuno? Rubens. Astrantismo contemporaneo? Contemporanei... No, c'è un sacco di gente molto brava anche adesso, ci sono un sacco di giovani italiani, anche pittori che spaccano veramente. Io faccio fatica a riconoscere delle opere d'arte da della merda quando è troppo contemporaneo. Cioè, diciamo che faccio fatica. Cioè, di dirmi che un gesto così col pennello su una telearte, cazzo, un altro ci ha messo 200 ore per fare un pezzo. Se consideri che mi becca male. Siamo arrivati alla banana di Cattelan, voglio dire, che è cioè come cosa è fondamentalmente geniale dal punto di vista teorico, diciamo, sì, dell'astratto, proprio perché ha voluto, secondo me, per il mio personalissimo pensiero, ha voluto proprio prendere per il culo questo mondo che ormai non si capisce più dove vuole andare a parare, nel senso che il linguaggio è una cosa, il linguaggio tecnico è un altro. Chiaramente l'arte ormai non ha più bisogno di tutti questi tecnicismi, ovvero si può fare arte con qualsiasi cosa. L'importante è, secondo me, lanciare un messaggio, quindi il messaggio lo si può ormai lanciare in tutte le maniere possibili, okay. Quindi anche il gesto con il pennello su una tela, per alcuni non lo si può chiamare arte, per me dipende dalla contestualizzazione della cosa, nel senso che può essere che anche una roba del genere sia legata a un qualche cosa che abbia un percorso artistico. Sì, certo, però io sono molto terra terra, tipo Picasso faceva quadri normali, eccetera, eccetera, ha sviluppato così tanto, poi è sclerato e ha fatto questa roba. Certo. Uno che inizia a fare arte oggi, che fa due segni così, e mi, ecco, dici che arte, questo, cavolo, boh, questo, se sei un qualcuno, hai studiato, questo, su e questo poi sono fai d'accordo a pezzi la tua arte, e dici, l'ha fatto tizio. Su questo sono d'accordo, nel senso che... Ovvio che viene con Procreate, dice che arte... Però ti dico, secondo me, cioè, chi arriva poi a farlo di mestiere, tra virgolette, far dell'arte la propria vita, dal punto di vista, parlo sempre di lavoro, perché mm-hmm, chiaramente chiunque può fare arte e chiunque può mantenere questa passione pur non avendo un euro. È molta più l'arte che dove si guadagna. Nel senso, niente, sono praticamente morti tutti, poveri in canna, sì, è molto di più a parte qualcuno che ci ha veramente fatto il business dietro. Diciamo che oggi non è molto differente la cosa. Chi invece ne ha fatto di questo mestiere, di questa propria arte, un vero e proprio lavoro dove, sì, ci guadagna anche un sacco di soldi, è comunque, secondo me, gente che un minimo, voglio pensare che un minimo di percorso dietro ci sia, okay. Se no, se veramente adesso il primo pinco pallino arriva, tira un segno su una tela e lo fanno esporre, che ne so, alla Tate, ti credo, io non sono così ottimista, io ti voglio credere. Ti dico, guarda, io sto mantenendo un tipo di arte classica, quindi... Cioè, capisco molto il tuo punto di vista e lo condivido, e sicuramente per molti anni mi sono mangiato il fegato per questa cosa qua, finché a un certo punto, magari crescendo, ho anche pensato che effettivamente non per forza ci deve essere, al di là di quello che si vede come prodotto finito, una tecnica di virtuosismo di qualsiasi tipo. No, ovvio, certo, che se... teoria e tecnica e idea vanno di pari ma passo. Ma tecnica a volte è davvero poca, cioè a volte è proprio l'impulso del polso. Certo. La tecnica è davvero poca lì, eh. Chiaro, adesso, tecnica è davvero poca. Gusti, però dipende... gusti, però se mi dici un Caravaggio o un Pollock... cazzo, ne hai citato uno, però, cazzo, che comunque non, sì, era proprio l'ultimo dei coglioni. No, quindi... cazzo, ha creato poi un mondo sto qua. Però se mi dici a livello di... Boh, non so, a livello tecnico... Sono due cose completamente opposte. Lui ha aperto una visione di quell'arte lì, che è qualcosa di assurdo. C'è tanta gente che si sta chiedendo che cazzo stanno parlando di chi in questo momento.
Invece ci sta che mi stai parlando di queste cose perché... Caffè e pollo. Il caffè e pollo. Era lo zio di Pollon. Pollo che... combina guai, era quello lì, no? Esatto. In realtà no, ci sta che mi stai chiedendo queste cose perché mi interessa questo punto di vista, perché comunque... per quanto si possa parlare di tatuaggio, comunque dall'altro punto di vista c'è anche un pensiero artistico della cosa, quindi sì. Per conoscere anche il punto di vista artistico del tatuaggio bisognerebbe secondo me prima conoscere un po' di arte. Quindi... Anche se io lo scindo un po', eh? Cioè il tatuaggio sì, ma non è la stessa cosa chiaramente. Sì, a volte. Questa è un po' la risposta che ti sei autodato alla domanda che mi hai fatto. Perché fai due cose completamente diverse? Perché sono due cose completamente diverse. Esatto. Ovvero, per come la vedo io, è così. Se io devo fare un quadro, lo faccio per lo più per quello che voglio esprimere io o per me stesso, oppure vado a rappresentare un qualche cosa che mi lega. Per lo okay. più a quello che è la mia storia, quello che è la mia infanzia, quello che sono diversi fattori e vado a creare una scena, un soggetto o quant'altro. Sul tatuaggio invece la cosa cambia perché per quanto io ci possa mettere il mio estro artistico, la mia idea di base e il mio stile, diciamo, tra virgolette, comunque per quanto mi riguarda il tatuaggio è ancora legato strettamente alla persona che se lo fa. Quindi, tu. Perché nell'ultima intervista c'è tipo di Angeloni che fa io ho un catalogo, la gente arriva e non sa neanche cosa si farà. Quindi, ma tu, anche dico, con me funziona così, nel senso, molti mi dicono fai tu. Però io legato a quello che vuole il cliente, funziono sì. diversamente, nel senso che sì, preparo anch'io i miei flash, preparo anch'io le mie cose, preparo anch'io i miei progetti. Però non voglio avere, diciamo, tra virgolette, la presunzione che alla gente possa per forza piacere quello e quindi o si fa quello o niente. E so che ormai ci sono tanti tatuatori che la pensano così, senza averne male per nessuno. No, io, certo, sono due metodi. Io infatti ho un altro, perché c'è gente che io invece... ho un altro metodo, nel senso che per quanto mi piace fare i miei progetti, fare le mie cose, fare quello che insomma mi lega di più a quello che è il mio punto di vista artistico, comunque ascolto la persona che si viene a tatuare con me. Anche quindi, i quadri comunque, su commissione oppure no? O fai quello che vuoi tu o c'erano pittori che all'epoca facevano su commissione. Esattamente. Sono due... Però diciamo che non c'è il papa a commissionarmi niente dietro. No, poi no, per te quindi è uno sfogo, no? Al momento cioè, sì. Un lavoro dove hai un cliente che ti deve... Ma in realtà è più uno sfogo il tattoo perché gli scassi tutti. Ah, ok, fisico però, non fisico. Sfogo mentale. No, in realtà sono due cose anche completamente diverse da quel punto di vista, perché la pittura è molto più introspettiva, è molto più una cosa dove magari stai lì te con te stesso e fai i conti con te stesso. Ok. Mentre invece quello che è il tatuaggio, a me il rapporto umano ancora mi piace parecchio della cosa, cioè... Non stai tatuando su una tela o su un supporto che non ha una vita, un percorso o quant'altro. Tatui su una persona, quindi... Morta, ma pur sempre una persona. È pur sempre una persona, quindi anche il punto di vista di questa persona, io per quanto poi magari alla fine non lo vada ad ascoltare quando si tratta di andare a fare il progetto o quant'altro, almeno lo ascolto, almeno voglio capire chi ho davanti... Hai un Jim Carrey sul braccio? Ho un Jim Carrey, ho un Ace Ventura sul braccio. Basta, non parliamo più di arte. Non parliamo più di arte, parliamo di pentole e coperchi. Esatto. Però sì, al di là di questo, per questo sono comunque due cose che vedo distintamente. E siamo alla domanda 2. Sono 18. Ah, questa era solo la luna? Sono 18. Sono 7 puntate di Mirko. Va bene, va bene. No, storia un po', dove hai iniziato, se hai avuto un mentore, se hai fatto prove da solo. E in realtà
ho iniziato per puro caso, nel senso che già io, come dicevo prima, dipingevo, avevo un lavoro orrendo part time, ma me lo tenevo part time proprio per riuscire a dipingere, a fare tutto okay. il resto. Sono durato così per 7 anni, finché a un certo punto mi sono fatto fare questo braccio da Filippo Bart di Bologna, okay. Pippo, che lo saluto, ciao Pippo. Ciao Pippo. E, al che... nel vedere lui, parliamo del 2009-2010, quindi sì, una decina di anni fa, ho cominciato a pensare, ma perché quello che fa lui non lo faccio? Esatto, io perché non voglio, vorrei provare, figa, si potrebbe... vorrei provare anch'io a fare una cosa del genere, ho un sacco di amici psicopatici, al che ho pensato, sai cosa c'è? Sono andato a comprarmi una macchina. E serviranno questi amici ogni tanto, no? Venite qua. E, no, la mia fortuna è stata proprio il fatto che comunque già mi conosceva la gente per la pittura e quindi soprattutto i miei amici, che tra l'altro erano anni che mi dicevano comprati, fai tatuaggi. Ma io i tatuaggi li vedevo sempre come una cosa abbastanza brutta, cioè non brutta, però... E quando hai iniziato tu, no, però appena prima, se solo pensavi a, sì, dicevi... Cioè, non io mi devo mettere no, allora, io me lo sono fatto perché chiaramente suono da una vita, da piccolo volevo essere... Musicista, ci siamo dimenticati prima. Suono da una vita la batteria e il punto di vista della musica hardcore, rock, punk, post-punk, tutto quello che era questo mondo qua mi ha sempre attratto, quindi il tatuaggio era anche da lì un'attrazione, quindi decisi di farmi questo tatuaggio qua e nel mentre ho pensato adesso ci provo anch'io, ho cominciato sui miei amici un giorno, da quel giorno non ho mai più smesso. Sì, era un attimo cioè qua. Proprio è stato che ho iniziato a fine marzo del 2012, da quel giorno che ho iniziato non ho mai smesso, cioè ad oggi. Sì, ti sciupa questo. Ti sciupa, e quindi diciamo che questi sono stati un po' gli inizi. È un imbuto scivoloso. Ho iniziato da solo, chiaramente in casa, si può dire, come tutti alla fine. E sono durato anche poco in casa perché poi dopo sono andato direttamente in studio. Okay. Studio tuo? No, studio Sundance Tattoo di Bologna. Ok. Uno dei, diciamo, capisaldi, se vogliamo così dire, della città, oltre ad altri 2-3 studi abbastanza importanti. Loro sono aperti dal 2004, quindi sono già 15 anni che hanno lo studio, cioè lo studio della Genziana. Ciao Genzi, assoluto anche lei. Ciao Gen. E sono entrato lì proprio perché lei mi aveva visto dipingere. Ad una notte bianca in centro a Bologna, dove stavo facendo un ritratto di John Travolta di Pulp Fiction, e ci siamo avvicinati e da lì ho pensato, io ho iniziato anche a tatuare una cosa e l'altra, perché non vieni qui? Sono andato lì e sono rimasto lì. Ma i tuoi stili sulla pelle non fai le stesse cose? Perché non porti quello che fai su te sulla pelle e sei un po' più psycho, sporco? Perché non c'è, non c'è. No, allora, morto. Non mi piace Is Dead, anche stile lo stile morto. No, diciamo che mi piace che mi piace la versatilità della cosa, quindi mi piace provare, mettermi in gioco e vedere tante cose differenti. Quello che tu mi hai chiesto l'ho provato anche a fare su pelle, ovvero il realismo, diciamo, un tatuaggio realistico a colori, in bianco e nero. Però diciamo che in più mi attiravano più tatuatori che abbracciavano questo stile, diciamo, un po' più contemporaneo rispetto a quello che magari era il tatuaggio tradizionale, il tatuaggio realistico. Li trovavo chiaramente bellissimi, però li trovavo troppo legati a un genere. Quindi alla tua domanda rispondo, ho cominciato così e da lì mi sono evoluto. Okay. Quindi non mi sono mai riuscito ad incanalare in un unico genere, per questo quello che alla fine uno vede dei miei lavori, per quello che mi auguro io, spero che ci sia un filo conduttore che li lega tutti, dove si vede un po' quella che è la mia mano, diciamo,
però non sono un po' contro questa cosa del dover fare per forza di cose tutti i tatuaggi uguali, diciamo, rimanere nella mia comfort zone, trovare una cosa che fondamentalmente funziona, che piace e riproporla a tutti i clienti. Questa è un po' una cosa che non ho mai abbracciato, perché mi sembra di non mettercisi mai poi in gioco. Invece io pensavo che non facevi opere tipo quelle che fai su tela sulla pelle, perché ti sei reso conto che durano meno. Cioè i reel sulla pelle rispetto a un grafico. Allora, sicuramente sì, nel senso che per quello che... Non me ne vogliono chi fa reel. No, anche io faccio dico, reel. Ti dico... c'è anche poi real, questo sì. Sicuramente, però ti dico, avevo adottato anch'io per un periodo questa cosa del non voler mettere linee, non voler mettere punti di forza all'interno del tatuaggio, però proprio per questo motivo mi sono reso conto che effettivamente negli anni la longevità del tatuaggio viene a diminuire, quindi fondamentalmente una bella struttura solida è la cosa che ci vuole per la resa negli anni, che siano delle linee, che siano dei blocchi di nero, no, qualsiasi certo. Altra cosa, una struttura in un tatuaggio a differenza di una pittura è una cosa fondamentale, capito? Sì, poi vabbè, la pittura copre, la pelle no. Preferisci il bianco e nero o il color? Perché tu preferisco il color, nel okay. Senso che viviamo gestito. I colori sono molto importanti, cioè i colori potrebbero diventare uno schifo, un mappazzone, potrebbero diventare veramente pericolosi i colori, vanno utilizzati con la testa, vanno utilizzati con un gusto, vanno utilizzati con degli accostamenti cromatici interessanti, quindi per questo preferisco il colore, perché uno è più difficile, per forza di cose è più difficile. Viviamo in un mondo di black work, di tatuaggio black work, che mi piace, però lo trovo sempre dal mio punto di vista, quindi sia chiaro questa cosa qui, lo trovo troppo impersonale, nel senso che molto di più nel blackwork che rispetto al color vedo molti artisti vicini, okay. Quindi vedo molta gente che quasi non si differenzia troppo l'una dall'altra, quindi adesso è davvero difficile, io vedo pezzi che sono convinto che è di uno invece cioè non c'entra niente, però allora c'è da dire una cosa, sicuramente il black sulla pelle negli anni durerà sempre di più, sarà sempre migliore e quant'altro, però ci sono anche i colori e se usati in una certa maniera secondo me anche i colori hanno il loro valore, diciamo. Scultura le fai in cos'è che è? Allora ceramica, sembra ceramica, sono no? Ceramiche, sono ceramiche, se, sono ceramiche che sono calchi, cloni, okay. Non a caso, di una invece scultura... Non a caso, come se io sapessi, ma non lo so. Parliamo di Star Wars, sto presumendo. Parliamo di, sono tutti uguali, guerre, okay. Parliamo di guerre stellari. Quindi ho iniziato per caso con questo laboratorio, ma non per caso, l'ho iniziato... Per voglia, perché volevo mettermi in gioco anche da questo punto di vista, volevo capire cosa fosse la scultura. Chiaramente avevo già utilizzato diversi materiali a scuola, avevo già fatto tutto quanti i miei modellati, e quindi con l'argilla avevo già manualità. Io in tutto ciò collaboro con un laboratorio, una bottega di arti e mestieri a Bologna, che è rimasta direi forse l'unica ormai in città, dove con loro ho avviato questo side project, diciamo, sulle sculture. Hanno i forni, hanno tutte le cose per poter okay. Per potersi proprio attrezzare praticamente alla scultura, e quindi ho fatto la prima scultura, che è stato questo Davide di Michelangelo, okay. Con la testa di uno Stormtrooper di Guerre Stellari. Quindi sei andato a inquinare cose da poco. Sono andato a inquinare cose da poco. In realtà
quel pezzo si chiama Working Class Hero e dietro c'è tutto un discorso che dobbiamo fare un'altra puntata, se vuoi. Ok. Che in realtà tutto quello che vado a fare in pittura o quello che ho fatto in scultura è comunque sempre una sorta di accostamento che vado a mettere io tra titolo e opera, diciamo. Okay. Quindi ci metto anche molto cinismo per quanto mi riguarda e anche un strizzo anche un po' l'occhio alla nostra società odierna. Quindi la prima che ho fatto invece ho recuperato una scultura del David piena, quindi una scultura da giardino di 80 kg. Okay. Tutta, diciamo, messa male, rotta, l'ho presa proprio, l'ho fatta rinascere e diciamo che ho... È da lì che arriva il rinascimento. Capito, ho rimodellato diciamo tutte le parti rotte perché all'interno c'era la struttura di metallo, l'ho rimessa nuova con un bel flessibile, gli ho segato via la testa. Ok. Si è modellato il casco dello Stone Trooper, poi con diverse tecniche si sono attaccate le due parti, da qui è nato il mio David di Michelangelo 2.0. Da lì ci ho fatto diciamo tutte le sculture in gesso, cristallizzate, quindi rese poi con il cotto nel forno in ceramica. E quindi da lì è da iniziato lì anche questo, ma sono molto figo, questo strano, progetto sculture diciamo. Così sono strane. Però il David con la testa, spendi tanto in droghe o hai trovato la giusta misura? È sempre quello, ormai hai fatto. E poi Bologna, cosa ci vuole ormai? No? E... Hai un forfait con il tuo. Si fa un forfait. Ogni tot c'è una scultura in omaggio. Piena. Ti scoprì che le opere di Mirko dentro erano piene. Che spedisco spesso in America pezzi. Vabbè. Dove sarà Mirko tra qualche anno? Ti sei dato un punto. Ah, sicuramente nel mondo. Nel mondo dove di preciso non lo so. A fare chi lo sa. Ok. Spero. Quindi stiamo dando proprio una visione netta. Spero di fare la cosa che so fare forse meglio, che è arte o musica. Che poi paghi o non paghi. Chi se ne frega. Col sorriso. Però spero di poter fare ancora questo, insomma. È sempre quello per cui ho gareggiato, nel senso con me stesso, per poter riuscire a fare la cosa che mi piace e andare avanti nella vita facendo quello che mi piace fare. E quindi tutto quello che ci sta dietro tra arte e musica l'ho sempre voluto mantenere, diciamo, in parallelo. Dove sicuramente ti posso dire dove mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto vedermi in un futuro a New York, ma perché ci sono stato un paio di volte ed è diciamo una città che dal punto di vista artistico è abbastanza viva. Okay. Quindi cioè, è come se fossi andato là e ci avessi lasciato quasi un pezzo d'anima. Ok. Quindi mi piacerebbe sicuramente tornarci. Mentre adesso facciamo la cacca fuori dal vaso e diciamo dove, cioè quello che vorrei essere Mirko che sarà infattibile però. Tipo, cos'è una roba che ti piacerebbe? Tipo, guarda, se mi dicessero comprare una nave scala 1-1. Guarda, se mi dicessero adesso, fai cambio, infattibile. Vabbè, fai cambio e quello che fai tutti i giorni non lo fai più, ma vai in tournée tutto l'anno. Ok. Per sempre. Questo è il tuo mestiere. Cioè tu sei una rockstar. Ok. Allora se io dovessi fare non cambio... che devi studiare, cioè che ti svegli domani rockstar. No. No, io sono già rockstar. Sì. No, però rockstar. Non sono ancora riconosciuto in quanto tale, capito? Quindi no, mi piacerebbe, è sempre il sogno da bambino, no? Cioè la cosa che chiaramente noi abbiamo iniziato a suonare perché andando in saletta a provare ci vedevamo già Wembley a suonare, capito? Certo, ovviamente. Sta. Man mano che vai avanti Wembley diventa sempre più sfocato. Nella nebbia, quasi adesso non... E quindi è una pagina, cosa... Adesso è un'altra pagina. È una cosa per me
io la vedo impossibile. Mi piacerebbe un sacco che fosse possibile. Quindi se mi dici qual è la cosa... Ma comunque dipingere volendo. Posso andare a Wembley a dipingere di fianco? No, la puoi dipingere questa cosa. Ah, l'ho già dipinta. L'hai già dipinta. Ho iniziato dipingendo Rockstar. Il primo periodo... Però potresti fare un bel camper con tattoo, vai in tournée... Guarda, il piccolo mi piacerebbe mondo di fare... Sono anche meglio il piccolo mondo di Mirko. Il piccolo che mondo non di Mirko. Che non Mirko che è morto. Mi piacerebbe molto in realtà... tornando anche alla domanda che mi hai appena fatto, qualcosa di non impossibile, ma qualcosa di possibile, a cui mi piacerebbe, e forse da un punto di vista ci sto anche lavorando, arrivare ad avere un polyart, quindi un qualche cosa che vada ad abbracciare un po' tutto quello che fa parte del... che parli di me, e non che debba parlare solo di me, ma che sia aperto anche a... ad altri artisti, capito? Quindi diciamo un fatidico mondo dei balocchi dove dentro ci si può tatuare, ci si può fare tutto. In Italia è difficile, io lo vedo difficile. In Italia è molto difficile, ma non è impossibile. Non è impossibile, no, quindi no, no. Beh, è stato certo dalla Malafede, non mi ricordo più da sì, chi. Malafede, grande la Fede. Ma la Fede lo sicuro fa, guarda, vai, Mirko è un personaggio. La Fede, mitica, grande Fede, ciao. Anche lei è un personaggio. Lei è un personaggio, siamo amiconi, è un'amicona. Allora, gente che stimo... Allora, Lore Prod sicuramente. Quindi, innanzitutto è un amico e poi anche lui come me ha questa, diciamo, doppia visione della cosa. Quindi... Lore Prod sicuramente, perché è anche una persona, cioè lo vedo proprio illuminato, ispirato e quindi con un percorso parallelo, anche lui tra tatuaggio ed arte, e poi un personaggio. E un'altra persona che stimo è Alan Ferrioli, anche lui è amicone e pazzesco. Già stato citato da qualcuno, forse Elia l'ha citato, no? Elia? Non so. Amicone anche lui, personaggio pazzesco, quindi secondo me loro due... Stiamo passando la quota femminile del programma, io te lo sto dicendo. Stiamo passando la quota femminile del programma. Fa niente, non farti... Devo pensarci. No, non l'ho preparato. Va bene anche donna, E... Te neanche l'avevi messo in... Beh, allora, sicuramente... l'agenziana è una donna veramente unica nel suo genere, nel senso che... Non c'è bisogno, perché tranquillo. È proprio, cioè lei vive in un mondo a parte e quindi dal punto... A parte che ha fatto anche un pezzo di storia sicuramente in Italia e anche nel mondo, però detto questo, se la vai proprio a conoscere ti rendi conto che è one of a kind, tipo, no? Okay. e quindi sì, sicuramente ha un suo mondo, ha una sua visione veramente interessante, quindi sì, è la prima che mi viene in mente. Poi chiaro, se mi stiamo qua ti faccio una voglia, no, certo. Ne avrai anche qualcuno in più, però no, stimo sicuramente a livello artistico Minerva Slinda, per dire. Ah, piace anche a me. Molto. Piace anche a me. Italiana? No, non è italiana. Okay. È molto brava, proprio mi piace quello che donna. Fa. Donna? Io vedo soltanto i pezzi, non so se era Minerva, uomo o donna. Minerva Slinda. Anche a me piace. Sì. Donna, bravissima. Personaggio pazzesco, e anche i tatuaggi che fa li trovo molto interessanti, molto più vicini all'arte contemporanea piuttosto che al tatuaggio. Sì, certo. Anche se di tatuaggio si sta parlando, perché effettivamente vengono poi tatuati su pelle. Va bene, ringraziamo Mirko e ci vediamo alla prossima. Ciao, salutiamo Rega, gli amici bella. A casa. Ciao. Abbiamo salutato tutti. Una cifra di gente oggi. Abbiamo salutato un sacco di gente. Ciao.